Questa è un'operazione che lei ha definito importante, un altro duro colpo inferto a questo clan. Sì, direi di sì, sicuramente. Sono molto contenta di questa, come dire, conclusione dei nostri sforzi investigativi, sia ovviamente nostri della Procura, ma grazie al dottor Tattarelli e a tutta la squadra mobile. Il questore oggi è presente per dare un segno importante di insomma, condivisione a tutta questa operazione. Direi che ovviamente i risultati ci sono stati, già in parte avuti in precedenza, già con un riscontro giudiziario specifico, e in parte dobbiamo ancora essere ottenuti. Io ritengo che uno sforzo di questo tipo non era mai stato fatto e direi che la città lo meritava. Sì, la più importante, perché raccoglie un lavoro investigativo di diversi mesi, mentre le prime si sono dovute in tempi ristretti occupare di fatti gravi sul territorio che avevano determinato un'emergenza, quindi un intervento ancora più impegnativo di prima, il lavoro di questi ultimi mesi ha potuto svolgersi sulla base delle acquisizioni investigative e delle altre azioni svolte negli ultimi 2 anni, ma anche di un approfondimento di una serie di aspetti che non erano stati precedentemente chiariti, e quindi diciamo, è andato a cogliere ulteriori dettagli su una serie di aspetti e a chiudere il cerchio su un'organizzazione articolata composta da 2 famiglie molto estese, e quindi consentendo ulteriori imputazioni gravi a soggetti già detenuti, che non è poco, ma soprattutto anche l'individuazione dei responsabili, dei soggetti, delle famiglie che erano rimasti fuori, in parte anche continuando certi aspetti delle attività illecite. Un'indagine complessa, ma che non si è ancora conclusa. Esiste un livello superiore a questo? Ma diciamo che oggi abbiamo dato un colpo molto importante all'organizzazione di Silvio Ciarelli. Abbiamo dimostrato che esiste, almeno a livello di gravi indizi, colpevolezza, un'associazione formata da personaggi di spicco delle 2 famiglie. Abbiamo individuato tutta una serie di reati che vanno dalla detenzione, il porto illegale di armi, attentati, omicidi, usura, estorsione, e già in questa prima fase abbiamo individuato alcuni personaggi legati all'organizzazione criminale, dediti sia al riciclaggio, al reimpiego dei beni, e dediti pure ad individuare investimenti immobiliari per i proventi delittuosi. Tra gli arrestati c'è proprio un immobiliarista, no? Tra gli arrestati c'è un provvedimento di arresto domiciliare per un immobiliarista di Latina. Quando si parla di terzo livello si parla ovviamente, oltre agli investimenti immobiliari, anche agli investimenti finanziari, insomma questo denaro non finiva solo nel mattone, è così? Sì, ora è da capire se chi li ha aiutati in questa attività era consapevole della provenienza illecita del denaro, oppure ha svolto la sua attività di consulenza, diciamo, poco sopra le righe, ma difficilmente penalmente rilevante. Come squadra mobile si sente in grado di incoraggiare la cittadinanza a compiere ulteriori atti di collaborazione all'ordine pubblico, come l'avete chiamata voi, per denunciare gli estorti o comunque sia le persone vittime di usura? In questo caso 10 denunce, poche, ma ce ne potrebbero essere di più. Sì, noi riteniamo che il fenomeno dell'usura portato avanti da questa organizzazione criminale, ma anche da altri soggetti a Latina e in provincia, è molto diffuso. Queste operazioni, e questa qua di oggi in modo particolare, devono dare coraggio alla gente e devono far capire che denunciando gli arrestati, le persone vengono messe in galera, vengono arrestate, vengono portate a processo rimanendo in galera, per cui devono avere fiducia nella polizia, nella procura, nella giustizia, perché alla fine i risultati arrivano. Grazie.